Le favole e i blog per bambini. Oggi siamo qui con Emma Valenti che di blog di favole ne ha aperto uno. Benvenuta Emma. Grazie, grazie di cuore per l'invito e sono molto molto felice di essere qua. Ma grazie a te tesoro di essere qui e partiamo subito con la domanda secca. Perché scrivi? Dunque, la scrittura mi ha sempre, sempre accompagnata nella vita ed è stata una parte fondamentale di tutto il mio percorso di studi. Ho sempre scritto. In realtà scrivere significa entrare anche in un mondo tutto proprio. Nella fattispecie tu hai aperto un blog di fiabe per Sì. bambini. In che cosa differisce un blog o comunque in generale un contenuto destinato agli adulti da un contenuto destinato prettamente ai bambini? Innanzitutto, in un contenuto destinato agli adulti sussiste molta meno responsabilità. Il cervello di un adulto è già formato. Bisogna anche considerare che i bambini sono veramente delle spugne. Quindi, se si crea un contenuto destinato ad un bambino, si hanno automaticamente molte più responsabilità. Se la storia è costruita bene e con intenzione, il bambino riuscirà anche a trarre delle proprie conclusioni dalla favola. Non è che la favola è io ti voglio comunicare questo e io ti comunicherò questo, perché ovviamente un bambino è diverso da un altro e un genitore è diverso da un altro. Il modo in cui il genitore spiegherà la favola al bambino anche dopo averla letta è diverso. Forse la cosa più difficile è che il contenuto deve essere semplice da capire comunque. Per un bambino che sia adatto ad un'età compresa tra i 3 e i 10 anni, però anche che sia abbastanza difficile perché poi il bambino possa fare domande al genitore, possa avere anche un confronto. In questo modo poter parlare di cose fondamentali come per esempio le emozioni. Ad esempio, ho fatto una storia dove ho scritto i nani e i giganti e i loro capitomboli. Si parla di cosa sono le emozioni. A volte sono difficili le emozioni da capire per un adulto. Cerco di far capire che le emozioni vanno bene e che è giusto fidarsi delle proprie emozioni. Oltre al fatto che anche per me scrivere storie per bambini è anche un po' come tornare bambina io, quindi sì, ovviamente le responsabilità ci sono e ci sono molto di più rispetto che ad un contenuto per adulti, ovviamente anche per il fatto naturale che certe cose ai bambini semplicemente non si spiegano, mentre con gli adulti si può essere un po' più liberi, diciamo, anche nel modo di parlare, però vediamo anche l'aspetto più libero, creativo, che è esattamente il lavoro che voglio fare io, voglio essere creativa e quindi genuinamente mi diverto a scrivere queste storie proprio. Allora, come sempre, quando si ha un'idea e la si vuole mettere in pratica, ci sono da acquisire gli strumenti. Quindi, diamo qualche consiglio diretto su come appunto tecnicamente costruire un blog, tu nella fattispecie un blog per bambini, però diciamo quei punti sono abbastanza simili per chiunque voglia costruire un blog di scrittura, giusto? Certamente anche un blog proprio in generale. Esistono una marea infinita di portali che permettono di creare un blog veramente da zero. La scelta naturalmente sarà influenzata dalle necessità personali e dal budget, ovviamente. Io ho scelto Aruba e la prima cosa che bisogna fare è andare su Aruba appunto e inserire il nome del sito, proprio scritto tiraccontounsegreto.it e vedere se quel dominio non è già stato preso. Vi potete letteralmente sbizzarrire su Aruba perché ci sono offerte a non finire. L'offerta perfetta non esiste, esiste solamente un'offerta giusta per una persona. Una volta selezionata l'offerta, se ad esempio si sceglie WordPress, perché non c'è solo con WordPress, da qui è molto molto semplice, ossia bisogna selezionare con cura il tema perché hai un centro di controllo, diciamo, di tutto quello che puoi fare, però la prima cosa che bisogna fare è proprio andare a scegliere il tema. Non lo so, ci sono temi aziendali, ci sono temi più sulla cucina, ovviamente bisogna proprio spulciarli uno ad uno. Ci sono dei temi che sono più adatti a costruire quello che poi alla fine è un sito, ma un blog, quindi per la scrittura. Certo, una volta selezionato il tema, basta veramente proprio preoccuparsi proprio solo di quello, della visuale, andare a caricare foto. Privacy policy è già scritta da WordPress, quindi è un
È un copia e incolla, diciamo, è un assemblare. Quindi uno non è che deve essere un programmatore al giorno d'oggi per aprire un blog. Dunque è adatto a tutte quelle persone che non hanno delle competenze tecniche, diciamo, anche come ad esempio io, programmazione non ne so proprio niente, però ce l'ho fatta ad aprire un blog. Sul mio sito sono importantissime le immagini e mi hanno anche detto che, diciamo, attirano molto, mi hanno fatto dei complimenti proprio sulle immagini e questo mi fa molto molto piacere, anche perché più immagini e contenuti continuo a caricare, diciamo, anche più mi piace, perché proprio la visuale, soprattutto per un bambino, è importantissima, no? Perché il bambino magari ancora prima che sappia leggere guarda l'immagine, no? Se avete una mano grafica vi stimo, però se non ce l'avete ci sono strumenti come Fotor, che è un sito di generazione delle immagini con l'intelligenza artificiale. Io utilizzo Fotor perché ho veramente spulciato tantissimi siti simili di generazione delle immagini e, detta proprio francamente, è quello che considero più intelligente dal punto di vista proprio di riuscire a farmi capire dall'intelligenza artificiale quello che voglio che generi. Io utilizzo la versione gratuita, ovviamente poi va fatta una selezione, perché ci sono delle volte che l'intelligenza artificiale riesce subito a capire quello che voglio io, altre volte che devo generarne 8, 10 prima che arrivo ad un risultato che effettivamente mi piace. Perfetto, dopodiché si caricano chiaramente i contenuti su quello che è un sito, noi lo chiamiamo blog, ma tecnicamente appunto è un sito e si va online. Secondo te poi come portare questi contenuti alle persone? Perché comunque siamo in un momento in cui chiunque crei contenuti e li metta in un sito, nei social, beh, c'è tantissimo materiale in circolazione. Quindi come fare a fare in modo che man mano le persone iniziano a vedere quello che facciamo? Innanzitutto, soprattutto se parliamo di scrittura, bisogna avere delle competenze di copywriting. Io ho fatto un corso, per esempio, e sono importanti le competenze della SEO, vuol dire inserire delle parole chiavi e fare in modo, con il tempo, perché poi Google in realtà ci mette ad indicizzare un sito, e quello bisogna solo avere pazienza in realtà, perché più noi siamo costanti, più Google vedrà, ah sì, questa ogni 2 giorni carica un contenuto. Tipo nel mio caso carico un contenuto un giorno sì, un giorno no, per insegnare a Google che un giorno sì, un giorno no, il mio sito ha dei contenuti. Bisogna essere abbastanza ligi su questo. Ovvio, magari un giorno non ce la si fa, però generalmente bisogna essere molto rigidi su questo. Quindi conviene creare una sorta di piano editoriale che uno è in grado di gestire, cioè tu pubblichi un giorno sì, un giorno no, magari una persona non ha tanto tempo, allora dici piuttosto che pubblichi una volta a settimana, ipoteticamente il venerdì alle 3, ma tutti i venerdì alle 3 che pubblichi, perché questo aiuta l'algoritmo che c'è dietro, beh, a qualunque social, a qualunque sito, essere preso in pancia e da lì avere una sorta di bollino del fatto che comunque siamo un canale affidabile, giusto? Certo, può capitare una volta di non scrivere alla stessa ora, ma più che alla stessa ora è importante il giorno. Google deve capire ogni venerdì c'è questo contenuto. Generalmente io cerco di caricarli ogni sera, ogni 2 giorni alle 6 di sera. Magari a volte è un po' più tardi, magari anche proprio perché litigo con Fotor e non riesco a farmi fare l'immagine che voglio, quindi piuttosto preferisco caricarlo alle 7 che caricarlo con un'immagine che non mi piace. Perché sono importanti a tuo avviso le favole della buonanotte per il bambino? Perché sono importanti per il genitore e perché sono importanti, diciamo, per entrambi, quindi come veicolo comunicativo? È vitale la favola della buonanotte come veicolo di comunicazione emozionale proprio tra il bambino e il genitore, perché ovviamente
il primo soggetto che viene a contatto con la mia fiaba è la mamma, il papà. Per questo io ho anche la responsabilità addizionale di far piacere la favola al genitore, perché poi è il genitore che filtra. Quel momento tra mamma e bambino, papà e bambino, sia fondamentale perché si sviluppa un legame fortissimo anche di fiducia, perché ogni bambino, ogni genitore, in base alla propria esperienza, avrà un'interpretazione anche leggermente diversa della fiaba. Questo è normale perché siamo umani. E quindi il fatto di poterne parlare insieme e di poter anche andare avanti mentalmente con la fiaba, se si vuole, immaginarsi cose diverse, è importante perché se un bambino non sviluppa l'immaginazione, mi comincio a preoccupare. Fondamentale dare al bambino un input per poter poi creare anche lui. Il problema della scuola è che non si focalizza abbastanza sul creare, sul dare al bambino opportunità non solo di imparare, che ovviamente è fondamentale, ma proprio di sviluppare quella capacità ad avere un qualcosa di suo. Se vuoi, alla fine si sviluppa. Anche nel mio lavoro ho creato qualcosa di mio che adesso è sul web ed è per questo che per me è sempre stata fondamentale l'immaginazione. Quindi se un bambino non ha immaginazione, dobbiamo cominciare a preoccuparci. Quindi per il bambino il valore della fiaba della buonanotte è una sorta di input, una porta verso il mondo che tu racconti di Esatto. questa fiaba, ma poi per colorarlo lui questo mondo. Esatto, è una cosa molto molto personale. Quanto può far bene invece proprio al genitore? È fondamentale innanzitutto anche proprio per creare un legame tra il bambino e il genitore, perché se il genitore è convinto che tornando a casa dal lavoro io adesso devo leggere una fiaba al mio bambino, se si crea la routine è fondamentale per i bambini, sarà una cosa stabile. Quindi il bambino, magari anche mentre sarà a scuola, durante la ricreazione, così penserà al momento che passerà con il genitore. Ovviamente si divertirà con i compagni, ma non vedrà l'ora che il genitore gli racconti la fiaba. E quindi è questo un momento di comunicazione anche molto cucciolosa. Quella voglia di tornare a casa e di accoccolarsi come se le parole fossero una sorta di copertina calda. Secondo te, perché si è persa l'abitudine della fiaba della buonanotte? Per il lavoro, il genitore è stanco, domani deve andare a lavorare, anche il bambino magari è stanco. Recuperarla, secondo me, è il modo giusto per crescere una nuova generazione che riuscirà a credere nel mondo. Perché se i bambini non credono nel mondo, ci dicono sempre, i bambini sono il futuro, ma se non sono gli adulti i primi a crederci e a aiutare i bambini ad essere ottimisti per quanto comunque vedono la realtà del mondo, ma se i bambini non crescono con una visione magica del mondo, non so dove possiamo arrivare. È molto triste se un bambino perde la capacità di credere nella magia, e anche per quello che nelle mie fiabe c'è tantissima magia, tantissima, tra la polvere di stelle. Alla fine la magia è il modo del bambino di capire il mondo attraverso i suoi occhi. Credi che anche gli adulti abbiano bisogno di nuovo di un po' di magia? Sì, anche perché se proprio io solamente, diciamo, scrivendo queste fiabe ritorno un po' bambina, e anche i genitori quando hanno bambino automaticamente ritornano un po' bambini, no? E fare in modo di raccontare la fiaba della buonanotte è un po' anche come se la leggessero a se stessi e si ricordano. Loro devono essere un esempio per il bambino, devono essere un esempio di una persona che crede nel mondo, perché se i bambini vedono un discorso distopico è pericoloso se non coincide l'idea del genitore e quello che tenta di insegnargli, mettetevi in testa che il bambino prima o poi lo capirà, perché i bambini, come dicevo prima, sono estremamente intelligenti, quindi non sottovalutiamoli. Se i genitori riescono a credere un pochino anche loro nelle fiabe,
anche gli adulti possono creare quel mondo migliore, che tanto è importante. Io da mamma dico sempre, se tutte le mamme del mondo si mettessero d'accordo, in una generazione cambieremmo il mondo. Abbiamo tra le mani la gioia e la responsabilità di persone che crescono, perché i bambini sono persone che crescono. E l'occasione, noi genitori, di rifare un pezzo di percorso, cioè nell'accompagnare loro, come dicevi tu, di ritornare un pochino sui nostri passi e di riscoprire alcune cose che insomma un pochino ci siamo persi per strada. Le tue fiabe hanno delle lunghezze differenti di tre tipologie. Come mai questa scelta? Storie, storielle, storiette. Allora, io devo dare una scelta. Ci sarà un giorno in cui il bambino ha voglia di una fiaba ma è stanco, il giorno dopo la verifica, e pure il genitore è stanco, non c'ha voglia di leggere una fiaba lunga. In quel momento sceglieranno una storietta. Invece, un giorno che domani è domenica e voglio stare su, o magari faccio un po' più di fatica ad addormentarmi, voglio una fiaba lunga, è proprio un modo per dare l'opportunità alle persone di scegliere in base alle proprie esigenze. Ci tengo anche a dire che io scrivo fiabe su commissione e sono gratuite, perché ci tengo che voi abbiate questa magia con i vostri bambini, e quindi la prima cosa che devono fare le persone se vogliono una fiaba su misura per sé, scrivermi a info@tiraccontounsegreto.it, oppure ho anche LinkedIn o anche Instagram, dirmi la lunghezza della fiaba che vogliono per se stessi, quindi storia, storiella, storietta, dirmi qualcosa di sé, della propria famiglia, dei propri bambini. Se volete che i nomi siano gli stessi, benissimo, altrimenti ci possiamo anche inventare degli altri nomi. Che tipo di creature mitologiche vorrebbero essere i vostri bambini? Che tipo di creature mitologiche vorreste essere voi? E l'ambiente naturale che vi ispira di più. Questo mi dà un input per creare, io so di che lunghezza creare la storia, so che cosa sono i vostri valori, diciamo, perché me l'avete comunicato, e so in che ambiente deve essere la storia. Penso che questo si ricolleghi al discorso di prima, di avere un momento tra il genitore e il bambino che crea emozione, che crea anche proprio quel rapporto di fiducia. Pensa che bello dire a tuo bambino: adesso c'è una fiaba per te, solo per te. Che bello! Penso per un bambino che sta crescendo, non solo la fiaba tutta per sé, ma essere lui proprio protagonista di questa fiaba Infatti. è qualcosa che veramente gli può dare un mattoncino di quelli solidi per la sua crescita. Quindi scrivetemi. Adesso poi vedete sotto il video c'è il commento fissato in alto e avete tutti i riferimenti a Emma, senza timore di disturbare o senza così un No, no. po' quell'attimo di vergogna, scrivetele, e lo dico da mamma, è un regalo che si può fare al proprio bimbo, alla propria bimba, che poi rimarrà dentro per sempre e lo aiuterà veramente a essere molto più solido in tutto quello che andrà a affrontare, mantenendo appunto un pochino di polvere di stelle, giusto? Poi ci tengo anche, per esempio, a dire, quando ho dedicato una storia ad una mamma che parlava di una fatina nel bosco che sapeva comunicare con gli animali, e la mamma mi ha scritto come commento: alla mia bambina è piaciuta molto. Quando ho visto alla mia bambina è piaciuta molto, ho detto basta, sono morta. Mi ha fatto andare a dormire con il sorriso fino alle tempie, proprio. Sei splendida. Rendere felice un bambino con la mia passione, che è scrivere, cioè, basta. Ho vissuto. Posso morire domani. Ecco, questo secondo me è anche un input, questo agli adulti, quando si fanno le cose col cuore, per il piacere, la gioia di fare un regalo, io trovo che quello che fai, beh, anche il motivo per cui ti ho chiesto e tu gentilissimamente hai detto di sì, di essere qui con noi a raccontare non soltanto il fatto che fai un blog, che scrivi favole,
Ma il perché, il modo in cui lo scrivi, ecco, questo trovo sia la cosa più importante della chiacchierata, se vuoi. Ascolta, 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 ti racconto un segreto. Le mie fiabe iniziano sempre così perché è un modo di fare in modo che il bambino sia pronto ad entrare in un altro mondo. Infatti, le introduzioni della mia favola, ad esempio, sono proprio ascolta, 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 ti racconto un segreto e dopo ti racconto brevemente che cosa andremo a vedere in questa fiaba che avventura vivremo insieme, perché io ho scelto te in modo da potermi tenere compagnia in questa avventura, quindi il bambino si sente anche speciale proprio. Ci sono molte storie in cui, per esempio, Babbo Natale ha fatto una lista molto corta dei bambini che riceveranno questo regalo, questa fiaba. Quindi il bambino si deve sentire speciale, è una cosa fondamentale. E poi gli dico spesso. Appunto, ritorniamo al fatto che le parole sono come dire una coperta calda. Spesso dico, chiudi gli occhi e sul tuo cuscino immagina che ci sia la polvere di stelle, che sia un tappeto volante che ti porta con me, prendimi la mano. Insomma, tutte queste cose invogliano il bambino ad ascoltare perché si sente coinvolto. Ed è per questo che io parlo in prima persona in tutte le fiabe, tranne in una in cui sono quattro i protagonisti che dicono noi, ho voluto fare questo esperimento, che è quella delle emozioni, i nani giganti e i loro capitomboli. È proprio una cosa bella, cucciolosa, se vogliamo ripetere il termine. È cuccioloso il modo, come introduci il bimbo e di contro anche il genitore che un pochino inizia a scivolare in questo mondo fatato e stacca, dalla realtà e Sì. ritrova, a mio avviso, parti di se stesso che forse pensava di aver dimenticato, ma che alla fine erano solo un pochino addormentate. Bellissimo. Ascolta, tesoro. Dove pensi ti porterà la tua fiaba? Penso che mi porterà, se veramente riesco a rendere le persone felici, porterà me ad una felicità smisurata, rendendo felici gli altri. Perché proprio io mi ricordo questo commento, io mi ricordo i commenti delle persone che mi hanno detto grazie, che sono felici loro. Il fatto di poter rendere felici i genitori, rendere felici i bambini è un regalo per me incredibile. Cioè, è quello che mi rende più felice al mondo proprio. Quindi mi porterà forse verso un futuro libro che raccoglierà tutte le fiabe più gettonate del sito e quello verrà col tempo. Voglio capire quali sono le fiabe che piacciono di più, quindi anche voi non abbiate paura anche a scrivere commenti. Insomma, io ascolto, non vedo l'ora di avere le vostre opinioni perché voglio avere un contatto, un rapporto, un modo di parlare con le persone. Non vedo l'ora che vada avanti e che si sviluppi sempre di più. I commenti qui sotto, i commenti sul blog e quando Emma ci dirà che il libro è pronto, annunceremo anche questa cosa splendida, ma io direi che abbiamo già fatto una cosa bellissima a dare voce a questa ragazza che no, non devo neanche dirlo, è un raggio di sole, è un raggio di sole per il modo in cui lo fa. Per la dolcezza e anche per la professionalità. Le sue fiabe, le lunghe, le medie, le corte, possono essere veramente non soltanto dei luoghi magici in cui rifugiarci, ma qualcosa di tanto, tanto, tanto importante per i nostri bimbi, giusto? Certo. Se vi è piaciuta la chiacchierata, potete iscrivervi al canale, commentare, sulle cose non vi dico neanche più. Ma soprattutto date un'occhiata nel link, appunto, come vi dicevo, nel commento fissato in alto e non siate timorosi. Se volete fare un regalo al vostro bimbo o alla vostra bimba, Emma, come avete visto, è disponibile col cuore, con la gioia a regalarci un po' della sua polvere di stelle. Quindi grazie ancora di cuore, Emma. Grazie, grazie mille davvero.